Signor Presidente Grimaldi, piano strategico dei porti e della logistica, se ne parla, siamo sul filo di lana, sul traguardo, questo traguardo è un po' ancora lontano. No, adesso oggi sentiremo il Ministro, voglio dire, è stato probabilmente un segreto ben tenuto, non tutti sono al corrente di quello che dovrà essere, però credo che la necessità di cambiare e di fare si sente in questo settore del nostro paese e credo che bisogna incoraggiare alcuni cambiamenti, anche se ovviamente ci possono essere da parte di alcuni delle perplessità, ma credo che si va nella direzione giusta. Senta Presidente, aveva delle perplessità tempo addietro sui servizi tecnico-nautici, è cambiato qualcosa? No, io ci terrei a dire che i servizi tecnico-nautici non sono in Italia un'emergenza rispetto all'Europa. In altre parole, non è che sono meno competitivi che in altri paesi dell'Europa. Poi bisogna fare un'analisi più dettagliata, perché ovviamente questo comprende una grande famiglia, ma bisogna entrare nei rispettivi settori dei servizi tecnico-nautici. Ma devo dire che, pur essendo un argomento importante che fa parte della modernizzazione del paese, non è un'emergenza così importante. Presidente, i traffici del Nord Africa riprenderanno? I traffici del Nord Africa sono legati a questa situazione complicata, soprattutto se parliamo di Libia, se parliamo anche della parte orientale, ovviamente con la Siria, con Libano, sono paesi, insomma, che si vive questo momento così complicato, soprattutto l'ISIS e tutte queste complicazioni che rendono molto difficile lo sviluppo. Però ci sono altri paesi che invece stanno facendo molto bene. Se per esempio guardiamo all'Egitto, dopo che hanno speso molto anche per l'allargamento del canale di Suez, l'economia egiziana si è ripresa in maniera molto forte, come pure direi che per quanto riguarda il Marocco si lavora discretamente, quindi non è che si può fare, ecco, anche qua bisogna fare un po' un distinguo. Certamente la Libia è quello che è, il momento è quello che è e ovviamente lo stesso vale per la Siria e per il Libano. Chiudiamo con il suo gruppo, cosa c'è ancora da scoprire per il futuro? Ormai penso che abbia coperto grande parte del globo. No, noi siamo in crescita, stiamo lavorando molto bene, sono molto soddisfatto dei risultati, soprattutto di quelle società del gruppo che lavoravano fuori, cioè Finline e Minoan, che credo che oggi sono a livello dell'azienda madre. Lavorano anche loro molto bene e con risultati molto soddisfacenti.